quando abbiamo visto un famoso atleta keniano correre la maratona sotto le due ore, abbiamo capito che scarpe con fibra di carbonio servissero soltanto ad atleti veloci, efficienti e soprattutto che volessero raggiungere obiettivi particolarmente sfidanti. Ma se poi facciamo mente locale, possiamo capire che il runner, podista amatore, evoluto oppure no, potrebbe non necessariamente aver bisogno soltanto di una scarpa super veloce, ma anche di una scarpa con fibra di carbonio che si adatta ai ritmi di tutti i podisti e soprattutto al peso del podista stesso. E Scott, azienda presente in altri settori e da pochi anni anche nella corsa, l'ha capito benissimo con il lancio di queste Scott Speed Carbon Racing. In effetti l'azienda è riuscita a realizzare un prodotto anche per le masse, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 250 grammi, 35 mm nel tallone, 30 mm nell'avampiede, drop 5, struttura come al solito a barchetta, a disposizione una piastra in fibra di carbonio, tra l'altro in collaborazione con un'azienda americana chiamata Carbitex e il cui logo è indicato di fianco sulla scarpa stessa. Questa Speed Carbon, ora la chiameremo sempre così, ha in effetti delle caratteristiche uniche, partendo dalla tomaia che è in un materiale TPU molto leggero, molto confortevole e paradossalmente potrebbe anche essere utilizzato senza calze, ha uno spazio abbastanza importante per una scarpa da racing nell'avampiede, ha dei lacci piatti, una linguetta ovviamente racing e soprattutto un tallone abbastanza stabile che comunque al suo interno ha anche presente una sorta di imbottitura che consente al piede di restare abbastanza coccolato. Dal punto di vista dell'intersuola, stiamo parlando di un'intersuola abbastanza classica in Eva che comunque è relativamente dura, anche se in realtà è comunque mediata la corsa dal famoso Carbitex, che consente a chi volesse correre velocemente di sfruttare al meglio la piastra in carbonio, mentre per chi volesse correre più lentamente, grazie anche alla struttura abbastanza flessibile, questa scarpa vi consentirà anche a coloro i quali volessero correre una maratona sopra le tre ore di realizzare il proprio personal best, grazie soprattutto al fatto che questa scarpa non è sicuramente la più rigida presente sul mercato e al tempo stesso si adatta a tutte le velocità dei podisti amatori. Dal punto di vista del battistrada, troviamo un battistrada con una gomma relativamente dura nell'avampiede, nelle parti esposte del tallone, mentre nella parte centrale troveremo la gomma esposta, oltre che ovviamente la piastra in fibra di carbonio ben visibile sia nella parte dell'avampiede sia nella parte del tallone. Noterete, per chi avesse la curiosità e la voglia di guardare su internet, che questa piastra non è assolutamente con una struttura monolitica e di conseguenza, proprio per questa ragione, riuscirete in effetti a correre sia velocemente sia lentamente. Nei miei test in pista questa scarpa ha mostrato davvero una stabilità eccezionale, ma al tempo stesso che una velocità relativamente importante. Chiaramente i 50 grammi in più rispetto ai modelli super shoes delle aziende concorrenti potrebbero far storcere il naso a chi la volesse utilizzare. Al tempo stesso, dal mio punto di vista, ma anche del podista amatore un po' meno evoluto, potrebbe essere sicuramente un fantastico alleato per chi volesse allenarsi e magari correre con una scarpa più veloce, ma soprattutto per coloro i quali non avessero finora osato e voluto cercare una scarpa con fibra di carbonio, direi che questa sostanzialmente potrebbe rappresentare un ottimo compromesso, grazie soprattutto alla stabilità, al prezzo relativamente basso. La suggerisco a tutti i podisti amatori. Chiaramente per chi dovesse amare una scarpa con un'intersuola meno morbida, questa è sicuramente una scarpa super competitiva a livello di qualità prezzo. Come al solito, Andrea Soffientini è venuto qualche giorno fa a casa mia e gli ho chiesto l'opinione su questa scarpa. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io, come al solito, non è il momento giusto, però vado comunque a bermi un coffee. Ciao! Andrea, abbiamo provato qualche ormai tempo fa queste Scott Carbon Racing. Cosa ne pensi di questa scarpa? Cavolo, c'era ancora la neve, ma neanche tanto tempo fa, forse un mesetto fa. Ma la neve a Varese c'era a fine febbraio, eh? Infatti, era un mesetto fa che le provate, però in effetti sì, correre forte con la neve lo sconsiglierei a tutti io, quindi... Andrea, secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Ma è una scarpa particolare, mi ricorda un'altra scarpa, ma molto più alta, una delle prime scarpe col carbonio che avevano fatto bassa e dopo l'hanno alzata
questa qua l'hanno alzata praticamente, sembra il doppio di quella lì. Ti dico, va un po' controcorrente, è una scarpa molto dura come intersuola, anche se dopo la parte interna è più morbida. Quindi gran stabilità data da, sembra quasi come se fosse una conchiglia, diciamo, la parte esterna dell'intersuola molto dura e all'interno morbida. E questo secondo me va a vantaggio di tutti quei podisti amatori che non hanno la biomeccanica di corsa perfetta, che però comunque volessero correre relativamente velocemente. Sì, fondamentalmente è una scarpa per correre forte, alla fine ammortizzata perché c'è un sacco di intersuola. Diciamo che forse è una delle quali più adatte ai pronatori, magari non esageratamente pronatori, perché sono un pochino più dure e un pochino più stabili. Poi la conchiglia dura. Quindi sì, una scarpa forse tra le più stabili e alte col carbonio. Secondo te a che ritmi le utilizzeresti e a che ritmi le suggeriresti al podista amatore? Guarda, quando mi sbilancio con i ritmi ti dico solamente ritmi gara che possono essere quelli da 10 km o da mezza maratona. Essendo una scarpa così bella ignorantella, io l'avrei consigliata dai 4,30, 4,15 in giù. È una scarpa che secondo me sulle gare corte, tipo la 10 km o mezza, corse forte, dove spingi, danno il meglio di sé. Io un atleta da 5,30 al chilometro forse non lo farei correre con questa, perché è una scarpa più davvero, io la chiamo ignorante, perché è una scarpa che ti fa venire voglia di correrci forte, non è una scarpa tra virgolette da riposo. Quindi magari una, adesso se posso dire qualcosa, una Vapor, che è molto più morbida, è più accondiscendente. Questa qua è una scarpa nervosa da spingere forte. Però se dovessimo fare il video per chi corre la mezza maratona in 1:30, questa probabilmente è la scarpa giusta. 1:30 ci sta, 1:30 siamo a 4:15, 4:17 di media, direi che ci può stare benissimo. Siamo al limite con i ritmi, però direi che ci va benissimo. Sto ripensando al plantare ammortizzato e ci sta dentro una crema. A livello di distanze io non la raccomanderei per correre una maratona, tu fino a che distanze le suggerisci? Non è una scarpa da maratona, a meno che sono un atleta da 2:20, allora ci potrebbe stare, forse anche divertente. Usarla per tanto tempo secondo me è stanca. A livello di battistrada come l'hai vista e... secondo te, nei cambi di direzione famosi, cosa ne pensi? Sai qual è il fatto? Dico sempre che se corri su asfalto potrebbero essere liscissime e non te ne rendi conto. Le magagne iniziano quando c'è bagnato, però se è sempre lì la prestazione col bagnato è difficile anche cercarla. Cambi di direzione, è una scarpa che corre un pochino più in avampiede rispetto alle altre. Fondamentalmente io sono la persona meno indicata su questo, perché quando faccio le curve sono un disastro completo. Io tendo sempre ad arrivare largo e cercare di passare alla corda e poi allargarmi. Sono davvero... non so se sono diventato vecchio o altro, comunque i rilanci non li riesco più a fare, non li faccio mai, ho sempre paura di cascare, anche quando faccio lento, quindi ti dico, con le scarpe alte sono sempre più o meno instabile. A livello di tomaia come l'hai vista? Beh, tomaia racing dall'inizio alla fine, leggera dove deve essere leggera, e qua dietro, vabbè, per assurdo è... come si dice, cucita su una conchiglia bella dura. Linguetta Racing anche lei, direi che hanno tolto il peso dove potranno toglierlo. A livello di intersuola, hai già detto che è un'intersuola dura, come l'hai sentita e soprattutto come la valuti? È un'intersuola dura, però essendo così alta comunque dopo quando ci corri anche sopra la senti che è dura, ma non così troppo dura, diciamo. È proprio una suola particolare, ho sempre detto che sono le schiume che fanno andare forte, magari anche in questo caso. Qua non senti tanto l'effetto molla che senti sulle Vaporfly, per dire, però dopo fondamentalmente ci riesce a correre forte lo stesso, quindi credo che in questo caso un pochino il carbonio invece che essere per la stabilità di anche una mano in spinta. Non so quanto possa avere senso nella parte del tallone, credo che sia solamente per renderla stabile in questo caso e dissipare meglio l'energia. Comunque ti dicevo, leggerezza, forse altezza, e in questo caso comunque credo che del carbonio dia una mano davvero nella spinta. Andrea, secondo te quali sono i pregi e difetti di questa scarpa? Facciamo le robe oggettive, dopo passiamo alle cose soggettive. La scarpa è traspirante, leggera
e stabile. Fondamentalmente dei contro non li trovo, devo andare un po' nel soggettivo adesso per la scarpa. Devo dire che ai tempi ero innamorato delle scarpe dure, adesso mi sto innamorando delle scarpe morbide, quindi questa qua credo che sia più una scarpa alla Milani e non per me. Se dovessi trovare un difetto, ma sempre soggettivo, è che forse, però anche lì è una stupidata, ho visto che su tutte le altre scarpe l'intersuola più morbida stava sopra e non sotto, qua sembra quasi fatto al contrario. Sicuramente ci saranno stati sotto degli studi, forse se avessero fatto il contrario anche al piede avrebbe dato meno durezza ma più morbidezza, non lo so. Ultima domanda, Andrea, quando testeremo ulteriori scarpe di Scott, sapendo che comunque questa scarpa o questo marchio già presente nel mondo del ciclismo ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e sta prendendo piede nella corsa? Devo dire, qua gliela tiro la frecciata e credo che lo taggheremo, c'è il mio buon caro amico Jacopo Brasi che lavora per Scott e corre anche molto forte. Cioè, se ce ne manda qualcuno da testare a noi fa solamente piacere. Ma questa ce l'hanno mandata, comunque, giusto per... Ma non Jacopo Brasi, quindi un richiamino a Jacopo glielo facciamo. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima, che sarà domani per noi due, quindi oggi full immersion.